Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati. Scusateci per il ritardo, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico che abbiamo sistemato e quindi siamo pronti per partire con il nostro webinar. Oggi vogliamo proprio entrare nel vivo della preparazione per il concorso docenti, cercando di fornire a tutti i candidati delle indicazioni, degli spunti di riflessione e un confronto su come affrontare in modo efficace e funzionale la propria preparazione. Siamo al quarto webinar dedicato al tema dei concorsi. Per chi avesse perso le precedenti appuntamenti è possibile rivederli sul nostro canale YouTube e in ogni webinar, come molti di voi sanno, abbiamo cercato di concentrarci su degli aspetti specifici. In questi mesi, via via che appunto il tempo passava, si sono aggiunte novità sui concorsi. Oggi sappiamo che i posti a concorso, anche in seguito a quello che è stato stabilito dal decreto rilancio, sono oltre 77.000, suddivisi tra posti per il concorso ordinario per la scuola dell'infanzia e primaria, per il concorso ordinario per la scuola secondaria di primo e di secondo grado e per il concorso straordinario sempre per la scuola secondaria di primo e di secondo grado. Sappiamo che i termini per la presentazione delle domande scadranno il 31 luglio e come molti di voi hanno scritto, siete in tanti che vi state già preparando, che state studiando e l'estate può essere un buon momento da sfruttare proprio per mettere a punto la preparazione. Proprio per questo abbiamo pensato di organizzare proprio agli inizi di luglio questo webinar e abbiamo invitato in questo webinar i nostri relatori che adesso faccio entrare e vi presento. Sono qui con noi Silvio Bagnariol. Buongiorno Silvio. Buongiorno, buongiorno Laura. Buongiorno E Dario Janes. Buongiorno a Dario. tutti. Silvio Bagnariol è dottore di ricerca in didattica speciale, è insegnante di sostegno, è tutor dei corsi online Erickson per la preparazione al concorso e sarà anche docente di un nuovo corso online insieme a Michela Zermian che è proprio in partenza il 21 luglio che è dedicato alla preparazione al metodo di studio efficace. Dario Janes è docente di pedagogia e didattica speciale, è cofondatore di Erickson e abbiamo avuto più volte occasione di confrontarci con Dario proprio sul tema dei concorsi. Oggi, insieme a loro, come vi dicevo prima, ci focalizzeremo su come studiare in modo strategico per prepararsi al concorso. Proprio per questo abbiamo chiesto a Silvio Bagnariol di indicarci 10 strategie per organizzare la propria preparazione, mentre a Dario Janes abbiamo chiesto una riflessione sui criteri di valutazione che saranno adottati dalle commissioni. Questo perché ci sembra utile e importante avere questi criteri come focus, come guida, proprio sia nella stesura delle risposte per quanto riguarda lo scritto, ma anche nella prova orale. Anche in questo webinar vogliamo dedicare spazio a tutti voi che ci state seguendo. Sto adesso guardando appunto i numeri sia dalla diretta Facebook sia dalla diretta YouTube, ci sono più di 600 persone che sono collegate, quindi abbiamo desiderio di dare spazio anche a voi. Per questo vi invito a scrivere nei commenti tutte le vostre domande, le potete scrivere sia nei commenti direttamente nella chat YouTube oppure nei commenti al post alla diretta Facebook. Prima di lasciare la parola ai nostri relatori, vi ricordo che il webinar sarà disponibile anche al termine della diretta, quindi sarà registrato e accessibile sia da YouTube sia dalla pagina Facebook. E tutti i materiali e le slide che saranno mostrate e condivise dai nostri relatori saranno inviate a tutti coloro che si sono iscritti al webinar. Nel caso in cui ci fosse qualcuno di voi che sta seguendo il webinar dalle dirette sui rispettivi canali social e non si è ancora iscritto al webinar, sarà possibile farlo anche in un secondo momento, anche al termine del webinar, in quanto condivideremo i link per l'iscrizione. Io mi fermo qui perché l'agenda di oggi è molto intensa, non voglio rubare altro tempo ai relatori e passerei la parola a Silvio Bagnariol proprio per iniziare a condurci in queste 10 strategie che ci suggerisce per prepararci al meglio al concorso. Grazie Laura, ciao Dario, un saluto a tutti. Ciao. Allora, ecco, io inizierei da dove ci siamo lasciati. Penso che sia condiviso il mio monitor, riusciate tutti a vedere. E ho individuato innanzitutto tre dimensioni per la preparazione concorsuale, un po' il punto zero. Poi da queste discendono 10 metodologie, il cosa studiare, la modalità di studio individuale. La scelta e il supporto dei testi,
l'utilizzo di strategie logico-visive, mappe, schemi, video, aiuti visivi. La tematica dello studiare in gruppo e in mini gruppo, il supporto di corsi, il supporto di esperti, la strategia della pianificazione, l'esercizio e ho lasciato per ultimo poi il saper essere. Ora li vedremo punto per punto. Dicevamo l'altra volta, assieme ad Dario Janes, non solo il sapere e il saper fare, quindi non solo le conoscenze e la loro applicazione, ma anche il saper essere, che tradotto nella preparazione concorsuale si traduce appunto nelle i saperi che si deducono dai programmi allegati ai concorsi. Il saper fare, che sta nell'altro vertice della competenza, della preparazione concorsuale, che afferisce proprio alle capacità e alle abilità di scrittura, scritto che è il punto cuore di tutti i concorsi, sia ordinario che dello straordinario. E poi il saper essere, che possiamo identificare come lo stile personale che appunto metteremo nella nostra traccia scritta, ma anche in una fase specifica che è quella poi dell'orale. Quindi queste tre dimensioni necessitano di adeguata preparazione. Allora, le conoscenze appunto dei programmi, degli allegati, dei bandi, servono tanto per la prova preselettiva laddove venga fatta, sia per gli iscritti sia per la prova orale. Le capacità e le abilità entrano in gioco maggiormente per quanto riguarda lo scritto e lo stile personale altrettanto nello scritto che poi per la prova orale. Veniamo ora ad analizzare il primo punto, perché anche molti di voi mi stanno scrivendo appunto sul punto principale: cosa studiare, quali conoscenze, perché il bando e i bandi ne contengono veramente tante, appunto, e sappiamo che da tante conoscenze che entrano poi è necessario fare sintesi, fare una scelta rispetto sicuramente a delle conoscenze che sono fondamentali e altre che vanno studiate magari meno in profondità. Entriamo quindi un attimino nei programmi, iniziamo dal concorso dell'infanzia primaria. I decreti ministeriali di riferimento sono 327, 28, 29, l'ordinanza ministeriale 330 del 9 aprile 2010. Gli allegati ai bandi hanno questi nomi: allegato A1, in cui c'è la parte generale dei programmi concorsuali, l'allegato A2 che riguarda i programmi della scuola dell'infanzia, l'allegato A3 che riguardano invece i programmi della scuola primaria e l'allegato A4 che riguarda in particolare il sostegno sia dell'infanzia che della primaria. Come vedete, tanto per l'infanzia che la primaria, che l'infanzia sostegno, la primaria sostegno, l'allegato 1 è quello che costituisce un attimino la base. Se leggiamo velocemente l'allegato 1 del programma concorsuale per infanzia e primaria, vediamo che c'è al punto 1 il sicuro dominio dei contenuti dei campi di esperienza delle discipline di insegnamento. Quindi il consiglio che do io è sicuramente di andare a leggere in profondità quelli che sono i programmi, varrà anche poi per la secondaria, ma in questo caso ci riferiamo alle indicazioni nazionali del 2012, che sono molto ricche sia nella parte introduttiva che molto specifiche poi anche nella parte dei singoli campi di esperienza e delle singole discipline. Scorrendo sempre l'allegato A1, vediamo che bisogna possedere una conoscenza dei fondamenti della psicologia dello sviluppo, della psicologia dell'apprendimento scolastico, psicologia dell'educazione, conoscenze pedagogiche didattiche, conoscenza degli strumenti per la didattica individualizzata e personalizzata e le competenze digitali. Ecco, direi che questi punti sono assolutamente da approfondire e da studiare in profondità. Laddove ci siano dei riferimenti normativi, io consiglio di non riferirsi a schemi piuttosto che a riduzioni, ma di prenderle in mano, come dicevo prima, indicazioni nazionali, di scorrerle e di leggerle in profondità. Anche la questione digitali
un punto importante, poi parlerà meglio Dario Janes rispetto alla questione della valutazione da parte delle commissioni, ma con riferimento al concorso del 2016 uno dei criteri di valutazione era proprio la conoscenza delle TIC. Quindi mi sento di dire che a fianco alle indicazioni nazionali, le conoscenze psicopedagogico-didattiche, alla didattica individualizzata e personalizzata, anche le competenze digitali. Scorrendo l'allegato 1, poi vediamo che c'è tutta una serie di riferimenti normativi, dalla Costituzione della Repubblica Italiana alla legge 107, per scendere alle ultime più recenti normative del 2017, eccetera. Ecco, il consiglio che do io in questa fase della preparazione è sicuramente di andare a leggere questi testi anche in forma ridotta, anche in forma sintetizzata, però di dedicare particolare tempo alla prima parte dell'allegato. Se invece diamo uno sguardo ai programmi della secondaria di primo e secondo grado, qui il decreto ministeriale di riferimento 201 del 20 aprile del 2020, abbiamo tre tipi di allegati: l'allegato A1 con una parte generale, l'allegato A2.1 afferente al sostegno, diviso in quattro ambiti: ambito psicopedagogico didattico, ambito della disabilità e altri BES in ottica ICF, e ambito organizzativo della governance, tre ambiti. Poi abbiamo l'allegato A2.2 che riguarda le classi di concorso. Anche qui vale il discorso fatto precedentemente. Il mio consiglio è quello di scendere in profondità maggiormente sia sulla parte generale che su quelle specifica rispetto alle conoscenze di tipo psicopedagogico didattico e alle nuove tecnologie. Ovviamente, per chi di voi concorrerà sulla specifica classe di concorso, allegato A2.2 è particolarmente importante, ma quello afferisce poi il singolo percorso di laurea o di studi che ciascuno di voi ha affrontato. Questo è uno schema che fa vedere lo stesso confronto visto precedentemente, in cui appunto l'allegato A1, sempre per la secondaria, è la base per tutti poi i concorsi, sia della secondaria sia sul posto comune che di sostegno, che sia di primo che di secondo grado. Vi ho accennato, se ci sono, scusate, queste due slide riferite alle conoscenze, ve le ho in parte lette, in parte accennate. Le abilità, che è il secondo vertice del triangolo visto all'inizio, dicevamo abilità in scrittura di tracce concorsuali. Beh, la forma mentis di una scrittura di una traccia concorsuale è una forma mentis specifica, è diversa da un'abilità di scrittura simile o di altro tipo, come scrivere un saggio, un tema, un articolo di ricerca, o scrivere in merito a uno di questi argomenti, ma così come conosciamo dalla nostra esperienza didattica o dalla conoscenza comune. La forma mentis di uno scritto concorsuale, poi ne parlerà meglio Dario Janes, è sicuramente una competenza specifica che va coltivata soprattutto attraverso l'esercizio e attraverso una serie di ingredienti che poi si deducono da quelle che sono le tabelle di valutazione dello scritto. Siamo in attesa che queste tabelle poi escano, ci dicono più chiaramente come sarà la valutazione del nuovo concorso rispetto allo scritto, ma sicuramente saranno molto vicine a quelle, ai criteri adottati nel 2016. Però ecco, la scrittura di una traccia concorsuale è un'abilità di tipo specifico rispetto a uno scritto di altro tipo. Poi c'è il terzo vertice, dicevamo, lo stile di saper essere. Nel saper essere entra un po' l'aspetto più personale, l'aspetto più creativo, mi riferisco ovviamente allo scritto concorsuale, in cui dopo aver studiato riusciamo a mettere a sistema, rispetto alla nostra esperienza, ma rispetto a una nostra dose di creatività, quelle che sono le metodologie didattiche più opportune e richieste, gli strumenti, i materiali, gli spazi e gli ambienti di apprendimento. Questa parte assolutamente personale di orchestrazione dei saperi richiesti negli allegati costituiscono quella che poi viene definita una vera e propria competenza progettuale, e ciascuno di noi in questa competenza può inserire degli elementi che sono di assoluta creatività. Dopo aver visto cosa studiare,
Sicuramente ci avviciniamo a come studiare. Appunto, ci riferiamo a un programma, a uno studio di tipo concorsuale. Qualcuno può trovarsi, qualcuno di noi, più propenso ad affrontare uno studio individuale, più o meno orizzontale, più o meno vasto, con una preparazione appunto però di tipo individuale. Sicuramente il primo esercizio che dobbiamo fare per chiederci qual è il modo migliore per approcciarci allo studio è un approccio di tipo metacognitivo. Guardate, questo non è un esercizio, come dire, banale, perché molti di noi studiano così per tradizione, per modalità che si sono radicate nel tempo. Però io credo sia utile fare uno studio di tipo metacognitivo rispetto al proprio stile di apprendimento, che è appunto l'approccio all'apprendimento preferenziale che ciascuno di noi utilizza. E rispetto alla modalità appunto tanto di input quanto di lavorazione quanto di output. Ecco qua, non mi soffermerò molto su queste slide, però sappiate che appunto le fonti che a cui possiamo attingere sono di vario tipo, di tipo visivo-verbale, di tipo visivo-non-verbale, di tipo uditivo, di tipo anche cinestesico, e a seconda della preferenza che ciascuno di noi ha rispetto all'utilizzo di un canale sensoriale in input e in output, utilizza appunto una metodologia come riassumere, elencare, prendere appunti nel caso della lettoscrittura. Nel caso di chi invece ha uno stile visivo non verbale, preferisce anche l'utilizzo di disegni, di simboli, di grafici, di diagrammi, va benissimo l'apporto appunto di mappe concettuali con l'utilizzo di software piuttosto che anche della carta matita, diciamo, con simboli, frecce e connettivi, e invece c'è chi ha uno stile prevalentemente uditivo, per cui ci sono anche modalità di apprendimento che richiedono spiegazione orale, si può utilizzare benissimo anche l'ascolto attraverso anche la partecipazione a seminari e a webinar, e anche questo è uno stile importante. O chi, sempre in questa fase dello studio, preferisce l'attività concreta o il movimento per organizzare sempre il proprio studio. Non è detto che ciascuna di queste modalità sia una modalità unica, per cui si possono utilizzare tutte in maniera integrata o in maniera diversificata rispetto alle tre fasi del concorso, quindi rispetto agli item, rispetto alla prova scritta o rispetto all'orale. Poi c'è chi ha uno stile di tipo globale o di tipo analitico, per cui anche nella lettura, per esempio, della normativa, mi viene in mente, c'è chi preferisce avere un'idea generale o globale, o chi invece preferisce procedere in maniera lineare, e poi appunto chi ha uno stile individuale di gruppo, per cui preferisce studiare gli argomenti in maniera individuale piuttosto che in gruppo o in minigruppo. Ecco, ho saltato due slide. La questione dei testi. Molti di voi mi stanno scrivendo anche su quali testi, e c'è, come dire, in questo momento ci sono molti testi e il mercato offre anche una scelta molto ampia rispetto alle preparazioni. Io consiglio sicuramente rispetto agli allegati A che dicevo prima, rispetto alle discipline psicopedagogico-didattiche, ma rispetto anche, penso alla secondaria, agli allegati che afferiscono invece ai saperi, diciamo, afferenti alla propria disciplina, vanno benissimo i testi universitari. Pensiamo a chi di voi dell'infanzia, della primaria, sicuramente ha un bagaglio di testi universitari. Quelli che hanno dovuto ovviamente fare i 24 CFU, le dispense dei 24 CFU, e tutta una serie di testi che si trovano in commercio. L'importante è che questi testi sono tutti validi, abbiano alcune caratteristiche, che siano aggiornati, che abbiano un certo grado di sinteticità e che siano ragionati. Mi riferisco soprattutto alle tracce. È importante avere dei testi che abbiano l'esemplificazione di tracce svolte e che poi magari anche commentate. Le fonti, quindi, possono essere non solo di diverso tipo, ma anche di diversa estensione. Consiglio di leggere in profondità, in maniera estesa, i testi, le fonti che
che riguardano la pedagogia, la didattica e la psicologia, invece di fermarsi in maniera più a testi più sintetici rispetto alla normativa, pensate alla 107 quanto è ampia, in questo caso sicuramente sufficiente una sintesi o uno schema, altri testi invece normativi, mi viene in mente la 2712 del 2012, sui BES si possono, sono più snelle e sicuramente ricche anche di informazioni, sono da leggere in maniera approfondita, e poi ci sono fonti appunto di tipo esemplificativo che raccolgono tracce svolte. Il consiglio che do è quello alla fine di fare, di costruire un proprio testo concorsuale che è fatto sicuramente di due o tre tipi di fonti che sono quelle che citavo precedentemente. Ora il computer, col computer si può anche in maniera efficace selezionare alcune parti e aiuta per chi di voi predilige una tipologia di studio di questo tipo anche fare un copia e incolla, prendere alcune parti e costruire un proprio testo concorsuale. Ci sono varie tecniche, su queste non mi soffermo, per cui ciascuno di noi utilizza più tipi e più strumenti, più modalità di sottolineatura, di annotazione. Ecco, il consiglio è quello appunto di sporcare queste fonti e poi di individuare quelle che sono parole chiave che per riduzione poi possano servirvi a ricordare tutti i concetti che avete studiato. Ed è qui ci avviciniamo alla quarta strategia, la strategia della logico visivo, delle mappe, degli schemi, dei video, degli aiuti visivi. Chi di voi da qui ha bisogno anche di un supporto visivo o sa che ha come modalità preferenziale di apprendimento uno stile di apprendimento appunto visivo non verbale, sicuramente è utile l'utilizzo della mappa concettuale attraverso l'individuazione di quegli apprendimenti che appunto sono i più significativi. Mappa concettuale che sappiamo essere fatta di parole chiave, di nodi concettuali. I nodi concettuali sono collegati tra loro da frecce orientative, parole legame. Ecco, l'idea è quella della rete, di sviluppare una rete dei saperi. Le mappe sono di vario tipo, a radice, ad albero, radiale, ciascuno di noi le può fare in maniera libera, carta e matita, oppure utilizzando tutta una serie di software che sono XMind, FreeMind, MindMap, BlueMind, CMap, SuperMap, View. Però io consiglio personalmente anche l'utilizzo di una risorsa freeware, anche molte delle altre sono freeware, ma come il PowerPoint, che consente in maniera anche agevole, anche ingrandendo il foglio in dimensioni molto ampie, di costruire delle mappe concettuali efficaci. Sempre in modalità visiva, c'è tutta una serie di offerte in questo momento sul mercato di videocorsi, di video lezioni. Ecco, il consiglio che vi do io è sicuramente di andare a scegliere se questa modalità è una modalità che vi aiuta ad apprendere, corsi che siano estremamente mirati a quello che è il vostro delta formativo, cioè quello che serve a coprire le vostre conoscenze. C'è chi di voi ha bisogno di un videocorso centrato sulla normativa perché manca di quegli aspetti, c'è chi di voi invece è più interessato agli aspetti di natura della psicologia dell'apprendimento, delle metodologie didattiche, e quindi consiglio assolutamente di selezionare corsi. Vale per tutte queste risorse, il consiglio è di centrare alcune risorse che vadano a colmare i vostri bisogni formativi. La modalità invece in gruppo, adesso vediamo la modalità in gruppo. La modalità in gruppo consente anche qui di apprendere essenzialmente con numeri diversificati. Ci sono la partecipazione al webinar anche qui tematici, in cui ci sono 100 candidati o più, c'è un esperto appunto che sta al gruppo. Qual è il vantaggio di avere un'idea generale dei saperi? Questi webinar però presentano diversi svantaggi, tra cui appunto l'utilizzo, servono molti webinar, la conoscenza è superficiale e manca l'interazione con l'esperto che tiene il webinar. I workshop, sempre modalità in mini gruppo, questa volta i candidati sono circa una ventina, è una modalità operativa laboratoriale, c'è un esperto che è sempre esterno al gruppo, questa è una modalità che io consiglio perché si impara facendo, c'è un facile confronto, è molto utile questa modalità di lavoro proprio per il confronto rispetto alle tracce, alla seconda parte del concorso che è quella delle tracce. Ci sono altri svantaggi in cui sempre manca l'interazione faccia a faccia e ciascuno ha un proprio livello di partenza rispetto all'abilità di scrittura, però è una modalità sicuramente valida. Poi c'è il mini gruppo di tipo tradizionale, io consiglio di utilizzare la risorsa dello
studio in mini gruppo, lo dicevamo anche nell'ultimo incontro con Dario Ianes. Io consiglio in realtà di integrare tutte queste modalità, di passare da uno studio individuale e poi a un confronto tra di voi. Ora è facile da fare anche non in presenza, anche perché siamo vincolati dalla contingenza, con le modalità video più disparate. E questo tipo di mini gruppo, il tipo tradizionale, ha come caratteristica di studiare in maniera lineare e diacronica i saperi. Sicuramente come vantaggi è che si rafforzano le tematiche studiate individualmente, ma tra gli svantaggi è che serve molto tempo. Per una parentesi, non essendoci ancora una data rispetto ai bandi dei concorsi, questa è comunque una modalità utile da utilizzare. Il mio consiglio, appunto, quello che gli do, è di creare dei mini gruppi studio. Certo è che serve una pianificazione molto strutturata, quindi creare degli appuntamenti rispetto agli incontri e agli orari. Poi c'è un gruppo, sempre un mini gruppo, di 4-5 candidati, che può lavorare bene in modalità cooperativa, in cooperative learning. Per cui ci sono dei ruoli, c'è una specializzazione del singolo rispetto alla tematica di cui è esperto e la condivisione poi di questi saperi. Per cui c'è l'esperto di un settore, l'esperto giuridico, l'esperto didattico, l'esperto pedagogista, che approfondiscono alcune tematiche e poi le condividono assieme agli altri. Quindi anche la lettura dei testi può essere svolta in questa modalità. Sicuramente tra i vantaggi che si risparmia molto tempo, tra gli svantaggi è quello poi, il rischio di conoscere bene il proprio campo di interesse, ma conoscere meno il campo di interesse degli altri. Anche qui serve una pianificazione di tipo strutturato. Ecco, se vogliamo provare a fare un confronto tra tipologia di studio in gruppo e mini gruppo e la tipologia di prove, sicuramente i webinar danno una preparazione per la preselettiva, i workshop per gli iscritti, il gruppo tradizionale per gli iscritti e anche per la prova orale, e il cooperative learning direi che aiuta molto a snellire la quantità dei programmi, per quindi è molto utile per quanto riguarda la prova preselettiva. Sesta modalità e sesta strategia, supporto di corsi. Sì. Ti interrompo un attimo, perché così rispondiamo a un paio di domande che sono arrivate proprio sul punto che hai appena chiuso. Ci chiedono se hai qualche consiglio per aiutare i candidati a selezionare dei webinar di qualità o dei workshop che rispondano effettivamente alle loro esigenze, se ci sono alcuni criteri per cui puoi guidarli nella scelta. Certo, i criteri sono quelli sicuramente della competenza di chi tiene questi webinar, sia come singolo, come individuo, che come tipo di struttura che sta dietro al singolo. Ovviamente una struttura storica che si occupa da anni di formazione, di didattica speciale, è sicuramente indicata, e all'interno di questa struttura anche l'esperto che ha un trascorso di preparazione alle prove concorsuali o che è già innervato all'interno della struttura da diverso tempo. Quindi il mio consiglio è quello di riferirsi sempre a strutture e a persone che hanno una solidità dietro dal punto di vista della storia, della struttura o del curriculum della persona a cui si affidano. E in più aggiungerei anche il discorso che dicevo prima: devono essere corsi, non cercate corsi che siano orizzontali, questo anche perché per un dispendio economico, cercate corsi che vadano a mirare esattamente quello che è il vostro gap formativo, quelli che sono i vostri desiderata formativa, i vostri bisogni formativi. Vado avanti. Dicevo, il supporto di corsi. Ecco, lo stesso questione vale per i corsi. Ci sono dei corsi che propongono video lezioni, piattaforme web di tipo Moodle, corsi che hanno al cui interno hanno anche forum di discussioni, e anche qui corsi che hanno il supporto di esperti per la pratica di scrittura della condivisione delle tracce. Tutti questi valgono ovviamente tanto per le conoscenze
quanto per le abilità di scrittura. Ecco, lo dicevo, lo accennavo prima, quando dovete scegliere un corso, leggete bene la presentazione del corso, perché nella scheda di presentazione del corso, della struttura che vi presenta un corso, c'è scritto nel dettaglio quello che andrete poi a trovare. Scegliere referenti esperti, scegliere enti esperti. Con Laura avevo fatto la slide proprio riferita a questo e va coperto lo specifico delta formativo di cui si è carenti, come appunto dicevo prima. Settimo punto, il supporto di esperti. Il supporto di esperti vale come modalità formativa individuale o in piccolo gruppo. Ecco, anche qui l'esperienza, come scegliere l'esperto. L'esperto deve essere di comprovata esperienza e preparazione concorsuale, oppure un docente di scuola o di università che appunto è esperto non sia delle conoscenze che delle competenze descritte all'interno degli allegati. Ottavo punto, la pianificazione. Questo è anche un punto chiave. Quanto studio e come organizzarmi e anche quando. Allora, io credo che per questo tipo di concorso sia necessario uno studio di tipo sistematico. Ora, ho provato a dare una dimensione, siamo in una fase anche estiva, come dicevi tu benissimo Laura prima. Io credo che, non essendoci ancora la data del concorso, tra la fase lo studio delle conoscenze per la preselettiva, la loro applicazione per lo scritto e poi per l'orale, servono quelle 2 ore al giorno che dobbiamo ritagliarci, che sia in modalità individuale, che sia in modalità minigruppo, che sia per seguire un webinar, che sia per studiare assieme ad un esperto rispetto alle cose che ci siamo detti prima. E serve anche una vera e propria schedulazione. Abbiamo parlato di saperi, saper fare, saper essere. Se immaginiamo una linea del tempo studio, io invito ciascuno di voi a ragionare sul senso di affrontare lo studio in maniera lineare, come magari ciascuno di voi o qualcuno di voi anche mi chiedeva. Io credo che invece, così come propone questo schema che ho fatto, tanto i saperi, quanto il saper fare, quanto la parte di originalità, il saper essere, devono in qualche modo intersecarsi. Cioè, appena ciascuno di voi ha un bagaglio che minimo di conoscenze riguardo le metodologie, le tecniche, a uno schema, della normativa. Il consiglio che vi do io, vedete che parte il secondo rettangolino, iniziate subito con la scrittura di simulazione delle tracce concorsuali in maniera individuale, supportate da un esperto, eccetera, perché, come dico io, la divi maniera si impara facendo, learning by doing. Spesso capita proprio che dal saper fare ci si rende conto che si è carenti in qualche aspetto dei saperi, per cui si torna poi a ritroso per integrare le nostre tracce e integrare anche i nostri saperi. Ma non aspettiamo di conoscere, di studiare, di arrivare a uno studio totale di tutti i punti dell'allegato A dei programmi concorsuali prima di iniziare la scrittura concorsuale, perché anche la scrittura delle tracce concorsuali è una vera e propria simulazione dei nostri saperi e ci permette, tra l'altro, di lavorare anche su tutti gli aspetti emotivi, che anche quelli sono da tenere in considerazione, perché mano a mano che scriviamo riusciamo a essere tranquilli su alcuni aspetti e forse meno su altri, ma sicuramente a gestire meglio la nostra emotività, che in questo momento è messa anche a dura prova. Per cui il consiglio che vi do io è di rendere evidenti i vostri saperi provando a scrivere delle tracce concorsuali, a partire da un bagaglio di conoscenze, di saperi minimi. Poi di andare con maniera più lucida, con più tranquillità, con maggior serenità, col confronto che dicevamo prima dei minigruppi, con confronto dell'esperto esterno, a integrare solo gli aspetti che necessitano di una integrazione. Ma ecco, la tranquillità dal punto di vista emotivo si costruisce in questo caso per via del fare. Lo studio e il fare assieme. Non aspettiamo poi ulteriore tempo anche per introdurre quelli che sono gli elementi di originalità rispetto al nostro studio e di creatività. Per cui iniziamo da subito a scrivere anche delle tracce che possano attingere anche dalla nostra esperienza o dalla nostra creatività per poi poter essere messe a discussione, perché l'originalità sarà probabilmente uno degli indicatori della valutazione per quanto riguarda gli iscritti. Per quanto riguarda il tema della
siamo sempre all'interno della prova scritta in questo momento, del numero di caratteri, del limite di caratteri. Guardate, molti di questi aspetti ci saranno resi noti strada facendo, come sapete anche dal Ministero e dall'ultimo webinar ad oggi è un continuo divenire di indicazioni, di cambiamenti. Pensate anche allo straordinario che inizialmente era a crocetta, adesso è diventato una sorta di mini ordinario, perché ci saranno da 5, adesso vedremo il CISPI come si pronuncia, o più mini tracce o tracce aperte. Quindi il consiglio che vi do sulla lunghezza della prova scritta è inizialmente di partire senza un limite di carattere, o meglio con un limite di caratteri che vada nell'ordine delle 2-3 cartelle, mediamente ampio, però al cui interno ci siano tutti gli ingredienti che poi saranno valutati. E poi da lì partire per sintesi e arrivare alla sintesi, arrivare a una dimensione di una cartella Word, che molto probabilmente sarà la dimensione che sarà utilizzata per la traccia concorsuale. È molto più facile partire da un'estensione e ridursi che non viceversa. Quindi il consiglio che vi do io è questo: partire senza limiti e poi andare per riduzione, che è un'altra competenza tra l'altro dello scritto. Vediamo le griglie di valutazione, le caratteristiche dello scritto, che probabilmente ci saranno perché ancora non sono note. Questi sono gli indicatori del concorso ordinario del 2016. Pertinenza, completezza, correttezza linguistica e originalità. Ecco, su queste poi tra un attimo passerò la parola a Dario Ioannes, che sicuramente appunto dirà qualcosa. Però la pertinenza rispetto alla traccia, quello che chiede la traccia, mi capita di correggere delle tracce, di vedere che l'obiettivo non è messo completamente a fuoco o è sbilanciato all'interno di quella paginetta Word che vi dicevo prima, per cui pertinenza, ma anche completezza, appunto, se la traccia richiede una particolare applicazione di una metodologia, poi richiede anche le metodologie di valutazione, tutti i punti che richiede la traccia devono essere citati. Ovviamente la correttezza linguistica, ma nella correttezza linguistica ci mettiamo una correttezza linguistica che non è solo l'italiano, ma è anche tutta una serie di bagaglio terminologico di tipo psicopedagogico e anche legislativo, che guardate non è un grande bagaglio, perché proprio per riduzione, poi consiglio che vi do nel vostro testo studio scritto magari al computer, di farvi delle cartelle personalizzate, e i termini non sono così molti, però sono molto precisi e vanno utilizzati, così come la normativa, parlando sempre dello scritto, è sicuramente un contrappunto da citare come preziosimento. E poi l'originalità, che anche questa costituirà un parametro, molto probabilmente costituirà un parametro di valutazione. Detto ciò, conoscenze previe del fare attraverso la risoluzione delle tracce scritte, l'elemento della creatività, la ricorsività tra lo scritto e i saperi, integrando il confronto, eccetera. Bene, ciascuno di voi poi arriverà a quello che dicevamo all'inizio, cioè l'acquisizione di una forma mentis, che in maniera adesso sì, dopo aver passato questo percorso piuttosto lungo, ma il tempo c'è, vi lascerà autonomi per poter rispondere a diverse tipologie di tracce. Ma allora, per arrivare a questa autonomia nella risposta della traccia concorsuale, lo dicevamo anche nell'altro webinar assieme a Dario Ioannes, sicuramente è fondamentale l'esercizio. Quindi giocate bene col fattore tempo, dedicate tempo alle conoscenze, ma iniziate a scrivere tracce, correggetele tra di voi da un esperto e fatene per un numero più ampio possibile. Quindi quantità di tracce, condivisione, correzione, come dicevo, e dicevamo anche l'ultima volta, interessante magari con la didattica dell'errore, inserire all'interno delle tracce degli elementi che non c'entrano nulla rispetto alla traccia, ma con la supervisione di un esperto o in minigruppo, individuare quegli elementi distraenti che servono poi invece come modalità di apprendimento e inserire quelli corretti. Insomma, le modalità di tipo laboratoriale di scrittura sono sicuramente vari, ma devono rispettare questi caratteri. L'ultimo punto, il saper essere.
Io consiglio, dopo tanto studio, dopo tanta anche, se volete, rigidità, inquadramento, come dire, di tipo anche nozionistico, di lasciare libera la mente, la vostra creatività, parlo sempre della traccia scritta, di essere originali e di controllare gli aspetti emotivi durante la preparazione. Lo dicevo anche prima, gli aspetti emotivi si controllano solamente se ci sono delle evidenze che ci rassicurano rispetto a quello che manca. Perché in questa fase sicuramente la quantità spaventa, la quantità sia delle conoscenze che delle competenze richieste. Però se invece le mettete evidenti, se le scrivete, se le condividete, gli aspetti emotivi si riducono e questi, il controllo degli aspetti emotivi aiuta lo studio stesso, migliora anche l'andamento, il proseguo dello studio stesso. La sicurezza che questa fase, per via del fare, per via dello studio, poi verrà in gioco ulteriormente durante proprio il concorso. Quindi questi aspetti emotivi saranno controllati poi durante il concorso, perché ci sono anche quelli da saper controllare. Sappiamo che spesso giocano dei brutti scherzi, ma l'esercizio e la preparazione servirà a controllare anche gli aspetti emotivi durante il concorso. Ecco. Vedete che la parola metacognizione è una parola che sta alla base della metodologia di studio. Ho parlato un po' velocemente prima degli stili di apprendimento, eccetera, però un'indagine sulle modalità preferenziali di studio, anche in adultità, non è assolutamente scontata e priva di senso. Il consiglio che vi do io è proprio di partire da lì per poi andare a toccare tutti e tre triangoli che abbiamo visto all'inizio, perché ciascun angolo del triangolo poi lavora sull'altro per acquisire quella che poi è una mappatura più completa e in maniera sinergica. Ecco, questi brevemente sono 10 consigli che mi sento di darvi. Ecco, Laura, passerei la parola a Dario con l'aspetto della valutazione delle commissioni e poi delle tracce. Sì, grazie Silvio. Prima appunto di passare la parola a Dario, ti chiederai di rispondere a qualche domanda che ci è arrivata e che quindi adesso ti pongo. Ci chiedono allora se hai qualche consiglio per quanto riguarda anche la preparazione delle prove preselettive, soprattutto per i quesiti in ambito logico-matematico. Quindi se qui puoi dare anche qualche consiglio e se effettivamente. Se possono essere, poi, allora, questa è una prima domanda. Una seconda domanda riguarda, tu hai dato alcune indicazioni per scegliere i testi su cui prepararsi e anche hai consigliato di costruirsi il proprio testo per affrontare il concorso. Ci chiedono se magari possono essere utili alcuni dei testi che propongono delle tracce già svolte. Ti faccio anche l'ultima domanda, così poi hai il tutto. Ci chiedono se i consigli che hai dato, proprio questi 10 consigli per come organizzare la preparazione, possono essere utilizzati anche per chi si sta preparando per il concorso straordinario e nel caso se tu hai qualche consiglio specifico per loro. Sì, ricordami solo la prima, Laura, scusami che me la sono persa La prima nella... riguardava appunto per quanto riguarda le prove preselettive, se hai Ah, qualche sì. consiglio per prepararsi soprattutto sui quesiti in ambito logico-matematico. Quindi facciamo riferimento magari a banche dati della pubblica amministrazione, eccetera, se possono essere utili o meno. Certo, allora se il concorso sarà come quello precedente, si spera di poter accedere ad una banca dati di quesiti a risposta multipla, quindi sicuramente quella è una fonte importante, però probabilmente ci sarà una gabbia temporale, cioè non saranno resi pubblici con molto anticipo se ci fosse questa opportunità. Altrimenti anche qui vale la logica della scelta di esercizi attraverso la scelta di testi che presentano già una certa quantità, una quantità importante di quiz, anche specifici proprio rispetto all'ambito logico-matematico. Tra i testi che poi approfondiscono questa tematica, io consiglio sempre non solo i testi che danno poi la risposta corretta all'interno di una scelta, ma anche quelli che in fondo hanno qualche riga di commento, proprio perché, per quello che dicevamo prima, perché la conoscenza viene integrata nel momento in cui si usano anche più modalità di studio. Per cui, banalmente, non è solo mettere una crocetta all'interno di una risposta che poi uno si può ricordare, ma per poi essere occasione della preselettiva, ma diventa un'occasione di studio vera e propria anche quella,
laddove ci sia un testo che in fondo abbia comunque un rimando, un approfondimento. Quindi scegliete testi specifici con cui ci sono molti quiz e che in fondo abbiano anche dei commenti, fonti, come dicevo prima, ministeriali, e fonti anche di altro tipo che possono anche scrivere e organizzare questi tipi di item. Per quanto riguarda poi le tracce scritte, sì, lo dicevo già prima, io consiglio di vanno benissimo tutti i testi che hanno tracce scritte, in questo caso la vastità di lettura è importante. Perché? Perché è importante anche perché si può fare una comparazione tra come un testo è stato scritto rispetto ad un altro, per andare poi a cercare quelli che sono gli elementi di valutazione dello scritto e quelli che io chiamo gli ingredienti che devono esserci all'interno di una traccia concorsuale. Per cui anche un testo che magari non è scritto benissimo può diventare, con tracce concorsuali, può diventare motivo di studio e di apprendimento, perché a quel punto la stessa traccia può essere integrata o scritta meglio da noi stessi. Quindi sicuramente l'acquisto di volumi che abbiano tracce svolte è fondamentale, meglio se appunto da case editrici o strutture che si occupano da anni di formazione e che da anni si sono avvicinati alla questione della preparazione al concorso. Lo straordinario, dicevamo prima, questi consigli valgono assolutamente anche per il concorso straordinario, perché il concorso straordinario, come avete vissuto voi in questi ultimi due mesi, ha avuto un cambiamento, dicevo prima, è diventato una sorta di mini, ai noi, di mini ordinario, per cui diventa centrale la questione della traccia scritta. Dicevo prima che è in queste ore l'approvazione al CISPI sul numero di tracce che ci saranno all'interno del concorso straordinario. Comunque siano, che siano 5, che siano 8, si parla di un numero abbastanza congruo. Qua probabilmente l'aspetto differente rispetto alle 2 o alle 5 tracce che sono richieste nei vari tipi del concorso ordinario sarà nel carattere di brevità, per cui vale quanto detto nella slide che vi ho fatto vedere. Allenatevi anche voi del concorso straordinario per via di riduzione e per via di quantità. E quindi tutte queste considerazioni che ho detto nelle slide valgono anche per voi, perché all'interno delle tracce sicuramente dovrete dimostrare anche quelle che sono le conoscenze di tipo psicopedagogico didattico. Quindi direi, sì Laura, che valgono anche per lo straordinario tutti i consigli fin qui dati e le metodologie che ho illustrato. Perfetto, grazie Silvio. Prima di appunto passare la parola a Dario Ianes, vedo che ci stanno chiedendo magari diverse informazioni su anche quali libri e corsi proponiamo come Erickson e tutto. Giusto per non rubare il tempo in questo webinar, in sovraimpressione vedete scorrere un link, un indirizzo web dove trovate tutta l'offerta che tutta la proposta Erickson per prepararsi ai concorsi. Come dicevamo, comprende dei libri, comprende le piattaforme digitali e diverse corsi di formazione. Dario, ora passerei a te. Tra l'altro c'è proprio arrivata anche una domanda specifica per introdurre quello che abbiamo detto anche prima, quindi dei criteri di valutazione. Ci chiedono appunto se chi valuterà i compiti, gli scritti del concorso, ma anche l'orale, applicherà delle regole precise, avrà delle griglie di valutazione e se questi criteri saranno comuni tra tutte le commissioni. Bene, buon pomeriggio. È chiaro che il punto qui è fondamentale, no? È fondamentale perché io posso fare una bella traccia seguendo tutti i suggerimenti che Silvio giustamente ci ha dato prima, però poi questa traccia va in mano ad una commissione che la valuterà e darà un punteggio. E darà un punteggio che potrà decidere del mio futuro, del mio successo, del mio fallimento. E qui il problema che io mi sono posto è quello di capire esattamente quali sono stati, diciamo, i criteri, perché ancora quelli nuovi non li abbiamo. E, auspico anch'io ovviamente che ci siano dei criteri e degli indicatori, perché non c'è solo il concetto di criterio ma anche quello di indicatore, poi vedremo, comuni a tutte le commissioni.
Invece nel 2016 abbiamo avuto una notevole differenza di criteri e soprattutto di descrittori, di indicatori. Io ho preso un paio di esempi e volevo commentarli un pochettino con voi, perché quello che, come ha detto Silvio, ci sarà molto probabilmente sono i criteri della pertinenza, completezza, correttezza linguistica e originalità. Questi erano i quattro del 2016 e molto probabilmente torneranno, anche se diciamo io ho qualche punto di riflessione che volevo condividere con voi. Pertinenza, partiamo dalla pertinenza. Cosa vuol dire pertinenza? Pertinenza vuol dire che è correttamente attribuito ad un certo campo, cioè un concetto, un'informazione, una fonte, un costrutto teorico, quello che volete, è pertinente nella misura in cui afferisce ad un certo campo di conoscenza ed è, come dire, generalmente riconosciuto che fa parte di quel campo. Su questo ovviamente possiamo avere delle visioni differenti, per cui attenzione poi al pensiero divergente, perché il pensiero divergente è molto interessante, produttivo, però va, come dire, moderato nella misura in cui non sappiamo chi è il nostro interlocutore, perché se il nostro interlocutore fosse Steve Jobs, è chiaro che il pensiero divergente, no? Accentuerei di più, insomma, se fosse invece un dirigente, non per avere uno stereotipo chiaramente, ma non me ne vogliono, ma come dire che ha fatto una lunga carriera, magari in pensione, abbastanza conservativo, eccetera, cioè, è chiaro che modererei di più l'ingrediente, diciamo, creatività e pensiero divergente. Però per esempio sulla pertinenza volevo leggervi i descrittori di due esempi. Il primo esempio dice pertinenza ottima, cioè il livello massimo, dove c'è scritto un'elaborazione ampiamente congruente con le indicazioni e le richieste della traccia. Contiene riferimenti teorici pertinenti, cioè esperienze personali e o sperimentazioni didattiche e fonti normative. Questo non ci dice granché. Ne guardiamo un altro, pertinenza, sempre riferimento a costrutti teorici pertinenti, presenza di esempi contestualizzati, riferimento a sperimentazioni didattiche e o a ricerche nazionali e internazionali. Allora, cioè qui il punto, secondo me, per rispondere bene a un discorso di pertinenza è, ancora una volta, analizzare a fondo la traccia, la domanda, la questione da cui si parte, cioè una cosa su cui io insisto da anni con le studentesse e gli studenti in università. Non rispondete neanche dal punto di vista dell'ideazione di una serie di concetti, da farsi l'alberello, diciamo, delle cose che poi andrai a scrivere, ma non fare nulla se non hai compreso profondamente e in tutti i dettagli quella che è la traccia. Purtroppo, Silvio potrà confermarcelo, vediamo delle risposte che tu vedi chiaramente che una persona ha cominciato a scrivere sulla base di un pezzetto, diciamo, dell'indicazione, e ha sviluppato quel pezzetto, o perché sapeva solo quello, o perché, come dire, se ha pensato che una parte è il tutto, no? Cioè, in realtà una parte è una parte, cioè magari il tutto è fatto da più parti. Allora, pertinenza vuol dire capire perfettamente cos'è il nucleo o i nuclei, diciamo, che chiede l'indicazione, e poi portare contenuti appropriati dentro quello spazio lì. Cioè, quando si incontrano, per esempio, delle informazioni che solo parzialmente stanno agganciate, lì il rischio è che ti vengano scartate, che vieni giudicato, perché non è evidente come sono dentro quello spazio concettuale o teorico o metodologico che fa la. Allora,
Il punto della pertinenza è assolutamente fondamentale, meglio magari scrivere meno cose, ma sicuramente dentro quello spazio. E poi c'è l'altra questione, la completezza. E qui questa è un'altra bella questione, perché completezza vorrebbe dire, il buon senso ci dice che c'è tutto. Una cosa è completa, io faccio la spesa completa quando prendo tutte le cose che mi servono, no? Ma questo tutto è sempre in relazione al tipo di conoscenze che la commissione ha. Perché se io ho una commissione molto abile, può darsi che abbia un livello di standard, diciamo, di completezza più alta di quella che ha una commissione che invece ha meno, no? Perché evidentemente non c'è uno standard, questo è un problema ovviamente dei concorsi, di qualunque tipo di valutazione, rispetto a quello che è il livello minimo essenziale, no? Che dovrebbe esserci all'interno di una risposta. Per questo è interessante partire ad analizzare sempre le tracce fatte, no? Svolte, perché allora li vedi, e puoi esercitarti a fare un po' il commissario e dire: completezza, no? C'è tutto, quante robe ci sono dentro qui? Manca qualcosa, potrei infilarci dentro qualcosa in più, io che so, magari so qualcosa in più. Allora, diamo un'occhiata a quello che viene specificato come completezza. Qua si parla di ottima padronanza di contenuti, conoscenze congrue, approfondite, arricchite da argomentazioni complete e significative. E qui un altro dice: citazioni di fonti appropriate, presenza di argomentazioni favorevoli e o contrarie a questioni problematiche, riferimenti interdisciplinari. Vedete che ci sono modalità, e poi se avete tempo di girare in internet a trovarne, ci sono dei siti pieni di queste griglie. È veramente problematico vedere come le diverse commissioni hanno messo in evidenza, come dire, aspetti diversi. Lo stesso aspetto te lo puoi trovare nella pertinenza come nella completezza. Allora, io direi, proviamo a fare chiarezza su alcuni elementi fondamentali che ci sono dentro. Cioè, allora, i riferimenti teorici, cioè una base, diciamo un costrutto, una teoria, un riferimento teorico, è chiaro che è fondamentale. Cioè, se io parlo di apprendimento, se l'argomento è l'apprendimento cooperativo, supponiamo, cioè, è chiaro che io devo fare riferimento a una, due, tre, quelle che ho, no? Riferimenti teorici, perché danno lo spessore, diciamo, di quello che gli indicatori di Dublino mi danno come conoscenza e comprensione. Cioè, io ho capito l'approccio di Johnson & Johnson e ti dico che questo è un approccio che ha un suo, no? La sua dimensione. Io ti do conoscenza e comprensione. E ok, ti do questi riferimenti teorici, eccetera. Poi c'è un secondo elemento, e queste sono ovviamente fonti, no? Io ti cito Johnson & Johnson, sono una fonte, diciamo. Poi però c'è un'altra questione, che alcuni sono i dati di ricerca. Allora, è chiaro che questo non è un saggio scientifico, cioè una risposta, però se io avessi, ad esempio, conoscenza che due anni fa è uscita una ricerca di Cavalli Argentin che mi dice che l'apprendimento cooperativo è all'ultimo posto, agli ultimi posti tra le metodologie didattiche usate dagli insegnanti italiani. Beh, questo è un, come dire, un arricchimento di uno stato dell'arte rispetto all'impianto teorico che io ho dato, perché ho detto che sono tre grandi, come dire, filoni teorici che parlano di diritto cooperativo, però ragazzi, cioè nella scuola italiana, come dimostrano delle ricerche, cioè, o nella scuola finlandese, o hanno. Allora, questo secondo contenuto, cioè, mi dà l'idea che questa persona, come dire, non ha solo la teoria, conoscenza e comprensione, ma si avvicina anche alla sfera, diciamo, del conoscerne l'applicazione su larga scala. Questo non vuol dire che sappia effettivamente farlo poi. E allora questo
mi fa venire fuori, diciamo, l'esempio o l'implementazione pratica, perché l'altro indicatore di Dublino che mi dice l'applicazione, il saper fare, no? Come dicevi Silvio prima, anche questo mi deve venire fuori. Cioè, ma allora com'è che concretamente io organizzo i gruppi? Com'è che concretamente li faccio scegliere da loro? O li scelgo io? No, perché non possono scegliersi loro il gruppo, altrimenti diventano associazioni a delinquere, non gruppi cooperativi. Cioè, allora, cioè io devo argomentare anche l'implementazione pratica, e questo è quel passaggio fondamentale di tipo applicativo, perché in una traccia concorsuale, non è un mini saggio scientifico, io devo vedere se poi questa persona qua posso dargli il posto di lavoro o no, perché lui deve essere, dimostrarmi per quanto è possibile in una paginetta che avrebbe delle idee concrete per mettere in pratica quella teoria e quei riferimenti, diciamo, di ricerca. E poi ci sono anche altri aspetti, secondo me, legati alle fonti, per impreziosire un po' questo ragionamento. Perché se pensiamo che quello dell'insegnante è un lavoro che ha dentro anche una forte componente di tipo psicoaffettivo-relazionale, da un lato, non solo metodologico-didattico o delle conoscenze, no? E ha una forte componente organizzativa, oltre che la componente normativa, no? Allora noi tutte queste dimensioni dovremmo dimostrare di tenerne conto. Cioè, non posso io fare una risposta solo metodologico-didattica ignorando che c'è un riferimento normativo. È ovvio che c'è deve esserci un riferimento normativo, no? È chiaro. Anche se non posso scrivere un saggio di tipo giuridico, perché rompo le scatole alla commissione, perché la commissione, no, si annoia a leggere questo, no? Però deve esserci dentro anche un po' un ingrediente normativo. L'ingrediente psicoaffettivo-relazionale ci sta sempre bene, perché mi dà l'indicazione che comunque, no, io sono attento a quella dimensione che mi fa, diciamo, no? Dall'empatia fino alla democrazia delle relazioni, diciamo, che mi dà lo spessore, diciamo che sono un essere umano e nell'essere persona, no? Mi gestisco queste situazioni, no? Faccio un esempio banale. Prima dicevo, il gruppo cooperativo lo scelgo io perché deve essere eterogeneo, non posso farlo scegliere loro, però sono consapevole che potrebbe sembrare autoritario e liberale un atteggiamento del genere, per cui devo mediarlo e renderlo, come dire, condiviso col gruppo classe, in modo che non pensino che io sia un pazzo che determina. Ecco, allora, questo mi dà la misura, sono sensibile, diciamo, anche a questo tipo. E poi il discorso organizzativo, perché un insegnante non è una monade che lavora indipendentemente dall'organizzazione, da un'istituzione. L'istituzione ha delle regole, degli strumenti, degli organi, eccetera, è un corpo, no? Una competenza organizzativa è fondamentale. Allora, devo sentire, io commissario, devo sentire che questa persona è consapevole che c'è un team, un consiglio di classe, c'è un dirigente, ci sono la componente delle famiglie, no? L'organizzazione un po' quindi. Poi, sulla correttezza linguistica, io ho notato, guardandone alcuni di queste griglie, che sicuramente, vabbè, insomma, al di là dell'ortografia, ma insomma, non se ne parla, cioè il lessico, diceva giustamente Silvio prima, facciamoci un piccolo glossario di un lessico tecnico, perché due o tre belle parole tecniche, beh, insomma, no? Sono un ricamo, diciamo, in un'argomentazione bella, pulita, chiara, un ricamino che impreziosisce, no? Cioè ci sta, non troppo difficile però, perché se il commissario ignorante non capisce una parola si irrita, invece bisogna, no? Farsi capire assolutamente, no? Poi altra questione, la sequenzialità logica. No, perché dentro nei vari criteri, nel criterio della correttezza linguistica, nelle varie tabelle, io ho visto spessissimo la congruenza logica, la sequenzialità logica. E qui dobbiamo essere attenti, a non
come dire, a strutturarlo anche l'argomentazione, effettivamente anche con dei connettivi che segnalano il fatto che io vado da uno all'altro con una certa conseguenzialità. E poi l'ultima questione, volevo toccarla sull'originalità. Allora, sull'originalità, questo è un problema enorme, Questo è un problema enorme e io non so se ci sarà questo criterio nella, no? Perché nell'originalità ci sono i descrittori più strani. C'è, ad esempio, in uno c'è scritto itinerari didattici adeguati e produttivi. Presenza di spunti insoliti ma adeguati. Allora, io sfido a dire cos'è uno spunto insolito ma adeguato. Un altro, elaborazione con elementi di originalità e o visione pedagogica innovativa. Allora, capite benissimo che l'originalità c'è un problema, ma non solo un problema riferito poi alla rigidità o alla conservatività dei commissari, diciamo, no? Questo è un tipo di... ma anche nella qualità stessa dell'innovazione, perché io che sono ignorante di informatica potrei dire ma è venuta in mente un'idea assolutamente incosciente, e Silvio che invece sempre dice che sta cosa qua già l'aveva inventata Turing o Wiener 50 anni fa, perché io non la sapevo, per me è originalissimo, ma per lui ovviamente non lo è. Allora, l'originalità, è un problema, può essere un tentativo di dire, ma io in una situazione potrei immaginare di organizzare una cosa, finora non ho visto mai, no? Finora dalla mia esperienza non l'ho visto mai, ma magari da quella di Silvio l'ha visto, è molto relativo, e su questo però è evidente che una qualità di una buona traccia è ovviamente anche quella dell'originalità, perché rispetto a una traccia iperconformista, diciamo, che non introduce nulla di nuovo, è chiaro che una che mi introducesse qualcosa di nuovo, sempre con quella moderazione però che il troppo nuovo rischia di creare una risposta di rifiuto, perché uno dice oddio, ma qui c'è chi si crede in questo, no? Cioè di inventarsi chissà cosa, no? Qui, ecco, dobbiamo tenere presente anche una cosa, che leggere e valutare risposte aperte è una fatica cognitiva e metacognitiva enorme, chi l'ha fatto lo sa benissimo. Per cui dobbiamo facilitare i commissari in questo lavoro, e dobbiamo curare proprio la massima semplicità, la massima, no? Leggiamoci Calvino sulle, come dire, no? Scrivere in maniera assolutamente semplice e non, no, le frasi brevi, cioè i concetti belli puliti, eccetera, perché se io commissario capisco, tendo a valutare positivamente. Se io non capisco, faccio fatica, perché ci sono frasi lunghe, perché sono contorte, io tendo a svalutare il contenuto che c'è dentro, anche se il contenuto è buono, perché la mia fatica mi crea, come dire, non dovrebbe essere, no? Evidentemente no. Mi crea una specie di repulsione, no? Rispetto a quel tipo di cosa. È lo stesso che abbiamo vissuto quanti quando leggevamo scritte a mano, la scrittura bella, no? Calligrafia che non facevo fatica a decodificare rispetto alla calligrafia che facevo una fatica enorme a decodificare. Allora, quella fatica enorme a decodificare, cioè mi crea una tensione negativa. Qui dobbiamo strutturare proprio un modo, diciamo, di scrivere, che è un modo di scrivere proprio molto amichevole rispetto al... No, però ovviamente rigoroso e serio, no? Non dobbiamo neanche peccare di superbia, diciamo, nel buttare, se anche, no? Ne so tanto, diciamo,
però devo fare uno sforzo, diciamo, di non schiacciare il commissario, no, col mio essere, ma di creargli una specie di risposta che lui ci possa riconoscere e dire ok, no? Bene, è in linea con quello che la traccia chiedeva, mi sembra che ci siano, no, tante cose diverse, alcune anche magari con agganci. Il tema dell'interdisciplinarità, ad esempio, è un tema che questo può impreziosire, però attenzione che l'interdisciplinarità è sempre un'arma a doppio taglio, no? Perché può, se diventa troppo, no? Troppo eccentrica, troppo creativa, uno allora si dice, ma insomma, qui non si può fare, no? Sono cose utopistiche, velleitarie, cioè, allora, c'è, allora anche questo è un dosaggio, diciamo, di, no? Un dosaggio attento, no? E su questo, secondo me, è molto utile la peer review, cioè il fare il lavoro in piccolo gruppo, perché io posso in questo piccolo gruppo dire, guarda, io adesso, no, rispondo a un paio di tracce e ve le mando, no? E voi duramente, no? Allora io provo a spingere tanto sul tema, per esempio, della creatività. La voglio vedere a voi, se vi, a voi colleghi, no, di preparazione, se vi rompo le scatole o no, se mi capite o no, cioè, se potete venirmi dietro o no, mettetevi nei panni del commissario, no? Noi dobbiamo studiare i meccanismi. Allora, una cosa che secondo, poi c'è un'altra questione, ultima, e poi mi fermo, il pensiero critico. Il pensiero critico è anche una delle componenti delle competenze, no? Secondo l'indicatore di Dublino. Il pensiero critico, cioè il fatto di mettere in discussione le cose, no? Cioè, c'era un accenno prima, i pro e i contro, no? La valutazione, eccetera. Allora, anche questo è un altro ingrediente interessante, no? Per dire, guarda, questa persona dimostra un pensiero critico, cioè non dire, ma è così, si fa così, è una ricetta, pronti, no? Va sempre bene, cioè no. Dobbiamo, chiaramente, se abbiamo degli spunti per esercitare questo, io eserciterei anche un piccolo pensiero critico, per dire, però, attenzione, in alcuni casi questo può darsi che non funzioni, perché dobbiamo verificare, cioè, ti dà anche questo lo spessore, diciamo, della capacità valutativa e critica della persona che non è, come dire, un esecutore, no, terminale di indicazioni fatte da altri. Ci sarebbe anche un ulteriore aspetto, diciamo, degli indicatori di Dublino rispetto alla competenza, che è la capacità comunicativa. La capacità comunicativa, cioè come traspare, diciamo, dalla traccia il fatto che io so comunicare bene alcune cose. Allora, se noi riusciamo a mettere dentro qualche esempio originale, virgolettiamo qualche, no? Qualche, non so, anche qualcosa anche per alleggerire, cioè tipo una battuta, no? O un proverbio, uno slogan, un qualcosa che mi dà l'indicazione che nel momento in cui io non parlerò più alla commissione, ma parlerò a un gruppo di genitori, o parlerò al gruppo in collegio di docenti, o parlerò al dirigente, o parlerò agli studenti, io sarò in grado di comunicare bene delle cose, perché questa è un'altra competenza fondamentale. Io spesso negli esami chiedo, ma come parleresti tu, com'è che spiegheresti tu a un gruppo di genitori la differenza tra uguaglianza ed equità? No? Cioè, questo concetto qua, uguaglianza ed equità, no, non spiegarmelo, io lo so che lo sai, non spiegarlo a me, ma tu mi scrivi le frasi che useresti per comunicarlo a un gruppo di genitori, che saranno diverse da quelle che userai per comunicarlo ai colleghi in collegio dei docenti, che saranno diverse ancora da quelle che userai in classe con gli studenti magari di seconda media che si incazzano perché fai delle valutazioni differenziate con un paio di alunni con DSA. Allora, cioè, questa è una componente comunicativa che non è detto che sia
presente in uno che sa tutto perfettamente, la norma, la 170, le valutazioni personalizzate, no? Chi sa fare tutto perfettamente, te lo spiega, ok, però non sa comunicartelo poi. Cioè non è un persuasore, non è un, come dire, non è un comunicatore in grado di far cambiare idea o sviluppare una sensibilità o motivare un gruppo rispetto a una certa idea. E poi è chiaro che questo è più difficile, ma magari in qualche domanda c'è la possibilità di infilarci dentro anche una cosa del genere, perché almeno se fossi un commissario direi, ma guarda un po', questa persona qua si pone anche il problema, no? Che certe cose bisogna comunicarle, non bisogna solo farle, no? Bisogna anche comunicarle e costruire consenso attorno a delle decisioni o delle metodologie, no? Uno dicesse, guarda, abolisco i voti, no? Devo parlarne con qualcuno, no? Giusto? Cioè, devo trovare il consenso, no? Pensate a tutte quelle innovazioni didattiche, eccetera, quanto devono passare attraverso formazione di consenso, formazione di una consapevolezza, no? Che certe cose non funzionano, che altre cose potrebbero funzionare meglio. Quindi, insomma, io credo che anche quello possa essere un elemento di che poi ce lo ritroviamo all'orale, e chiaramente all'orale lì è il classico situazione comunicativa, perché io ce l'ho di fronte questa gente, per cui no, devo in qualche maniera relazionarmi con loro. Per cui io aspetto con ansia che escano i criteri veri, quelli attuali. Quando escono quelli, mi piacerebbe rifare un altro webinar come questo sulla base dei criteri veri, e li affrontiamo e li discutiamo magari nel dettaglio, no? Cosa dice Silvio? Può essere un'idea? Sì, ottima idea, più che volentieri, più che d'accordo. Perché quando li abbiamo, allora abbiamo, perché magari non abbiamo più l'originalità, non abbiamo più, no, pertinenza e completezza, anche se sarebbe opportuno che fosse articolato meglio, in modo che fosse chiaro, no? Che una cosa può essere pertinente, io ricevo il massimo dei voti sulla pertinenza, però non è completo. No, è difficile però che ottenga la completezza piena, ma non la pertinenza. Cioè, insomma, bisogna un po' capirsi rispetto a quello che uscirà. E quando usciranno, sicuramente... No? Laura, cosa dici? Ci ospiti ancora? Sì. Vi ospito ancora, e tra l'altro appunto sto leggendo i commenti, e chiaramente su questo ci sono tutte le persone che ci stanno seguendo che avrebbero molto piacere di affrontare questa riflessione quando abbiamo anche il quadro definitivo. Perché già adesso sono emerse diverse domande. Nel momento in cui abbiamo quelli che saranno i criteri di valutazione per gli iscritti dei concorsi in programmazione, sicuramente faremo un altro appuntamento proprio in cui ci focalizzeremo e riprenderemo i discorsi che abbiamo già fatto, ma ne faremo di nuovi proprio sulla base, come dicevate, sia tu Dario sia tu Silvio, proprio per capire effettivamente quali sono questi criteri e come far sì di avvicinarsi il più possibile sia nelle risposte scritte sia nell'orale. Adesso vi ringrazio innanzitutto per aver condiviso le vostre riflessioni e i vostri consigli. Negli ultimi minuti a disposizione vi chiederei di rispondere a un paio di domande che ci sono arrivate. Allora, una domanda che riguarda sempre la preparazione, questa volta però la preparazione per quanto riguarda la parte della lingua inglese. Ci chiedono se appunto, oltre a lavorare sulla comprensione del testo, avete qualche altro consiglio, soprattutto anche in vista della prova orale, e questa è una prima domanda. Una seconda domanda invece ci chiede più una comparazione tra le tipologie di prova, ovvero ci chiedono se lo scritto del concorso può essere paragonabile o simile alla prova di ammissione per il TFA. Vado io un attimo, inizio io. Per quanto riguarda l'inglese, sì, sicuramente ci sono diverse modalità. Consiglio anche qui testi che si trovano in commercio, che aiutano appunto a
ad allenare questa competenza specifica. Abbiamo parlato prima di linguaggio assieme a Dario e sicuramente di linguaggio tecnico anche, sicuramente per quanto riguarda la lingua, anche quella avrà bisogno, tanto per l'orale quanto per chi ce l'avrà nello scritto, di una competenza tecnica specifica di tutte le cose che ci siamo dette dal punto di vista didattico, metodologico. Quindi assolutamente è necessario che ciascuno di voi pensi anche a questa sezione, perché magari fa bene la parte dello scritto, la parte dei quiz in lingua per chi li ha, o dell'orale in lingua, che comunque tra i criteri poi cade. Quindi è necessaria una preparazione specifica di questo tipo con testi, e valgono le cose dette prima in mini gruppi, in forum e in corsi specifici. E vale anche il discorso che facciamo del glossario minimo non solo in italiano, ma assolutamente anche in lingua. L'altra domanda era, scusami Laura, che dicevi Per questa quanto del. riguarda se la prova del concorso, la prova Ah. scritta, possa essere equiparata o è simile alla prova per l'ammissione del TFA. Allora, come sappiamo, il concorso è ordinario, è Sì, straordinario, e qui. nazionale, invece il TFA è gestito dalle singole università. Quindi, siccome mi occupo anche di questo, ma ci sono le singole università che hanno un taglio che si avvicina rispetto, molto rispetto alle richieste uscite nel bando, appunto, che sono quelle che conosciamo, e altre invece che si discostano, penso appunto TFA Sostegno. Se cito il bando, ci sono dalle due tracce di tipo metodologico, didattico, da applicare, eccetera, rispetto alla didattica delle disabilità. Alcune università chiedono esattamente questo. Altre si muovono su altri tipi di richieste dal punto di vista più dell'emotività, dell'intelligenza emotiva, piuttosto che dal punto di vista giuridico, eccetera. Quindi sì, nei casi in cui sono università che si allineano alle richieste del bando del concorso, che è nazionale. Certo. Ok, allora ci stanno anche chiedendo appunto informazioni per quanto riguarda corsi esperti a cui rivolgersi. Io vi ricordo che appunto Silvio Bagnariol è tutor del corso online che abbiamo per la preparazione al concorso docenti, dove questo corso online prevede proprio l'esercitazione sulle prove scritte e la correzione delle domande che appunto delle domande che vengono poi compilate dai diversi candidati, dai partecipanti al corso. Inoltre ricordo, come dicevo prima, che Silvio Bagnariol sarà anche docente insieme a Michela Zermian di un nuovo corso di formazione che abbiamo organizzato proprio per la fine di luglio e che partirà dal 21 luglio e durerà fino al 28, quindi un corso di formazione breve ma intenso in cui proprio ci focalizzeremo sul metodo di studio, l'organizzazione, come articolare le risposte anche in base sui criteri di formazione, sui criteri di valutazione. Poi sicuramente un altro esperto a cui fa riferimento è Dario Janes. Dario Janes è molto attivo a livello social e quindi sappiamo che per quanto riguarda tutto ciò che riguarda la normativa o commenti, vi invito se non lo fate già, a seguire la sua pagina Facebook, Dario Janes, e anche il gruppo Didattica Inclusiva, dove appunto trovate spesso dei commenti e delle Posso, notizie attualità. Laura, posso aggiungere, allora, Certo. soprattutto, diciamo, il gruppo Facebook Didattica Inclusiva, che ha più di 50.000 persone, è una miniera pazzesca di esempi, di situazioni didattiche, di materiali, cioè veramente incredibile. E l'altro gruppo, quello gestito da Fogarolo e Onger, Normativa Inclusione. Quello è una miniera invece che risolve ogni tipo di dubbio di tipo giuridico, amministrativo, organizzativo. Lì io riferisco sempre a quel gruppo lì perché è il più completo e competente che io conosca. Sì, esatto. Normativa Inclusione. Esatto, Normativa Inclusione, che è un gruppo Facebook a cui potete iscrivervi e dove appunto sia Flavio Fogarolo sia Giancarlo Onger sono molto attivi e rispondono a tutti i quesiti. Tra l'altro, appunto, loro sono anche autori di un libro Normativa Inclusione e appunto un altro libro dedicato invece al nuovo decreto legislativo e anche quello poi trovate tutte le informazioni sul sito Ericsson. Aggiungo ai gruppi
gruppi che abbiamo segnalato, sia io che Dario Ianes, chiaramente anche la pagina Facebook di Ericsson, dove rilanciamo spesso questi contributi, e anche il sito Ericsson nella sezione di Mondo Ericsson, dove abbiamo degli articoli di approfondimento che affidiamo a diversi autori, esperti e formatori. Per quanto riguarda, proprio prima di chiudere, tutto ciò che abbiamo pensato per la preparazione del concorso docenti lo trovate sul sito Ericsson, lo trovate direttamente in home page, e trovate anche una sezione dove invece andiamo a inserire delle news, delle novità in merito a quelle che sono le notizie che via via si aggiungono al concorso docenti. Io mi fermerei qui, ringrazierei i nostri relatori per appunto per l'intervento. Tra l'altro mi associo a tutti i ringraziamenti e a tutti i ringraziamenti che stanno arrivando. Ci segnalano, ne approfitto anche per dirlo, grazie a tutti, ci segnalano che il gruppo, ci siamo dimenticati di dirlo questo da Dario, che il gruppo Normativa e Inclusione adesso è in pausa estiva, perché di solito Flavio e Giancarlo si prendono un periodo di pausa, l'hanno preso proprio qualche giorno fa, comunque è in pausa estiva e poi riprendono di solito le loro attività dopo la terza settimana di agosto, quindi e adesso è in pausa estiva, però chiaramente ha un archivio immenso, tra l'altro dove è ben ricercabile per tag e parole chiave, quindi potete trovare già molte delle risposte sicuramente alle domande che avete. Certo. Ringrazio Silvio, ringrazio Dario Ianes, ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito, c'erano circa 600 persone che sono state con noi. Ricordo che questo webinar al termine della diretta sarà disponibile a livello di registrazione e che invieremo i materiali che abbiamo visto nel corso del webinar a tutti gli iscritti. Per chi non fosse ancora iscritto, il tempo di chiudere il webinar e condividiamo tutti i link per procedere con l'iscrizione. Vi ringrazio e vi do appuntamento ai prossimi webinar, vi invito a continuare a seguirci come state facendo, sempre più numerosi, sia sui nostri canali social, sia appunto a seguire tutta il sito Ericsson e l'agenda Ericsson, dove trovate il programma dei prossimi appuntamenti. Vi dico già che stiamo già pensando a diversi appuntamenti in vista appunto di settembre, quindi da fine agosto a inizio settembre, ma questi appuntamenti estivi invece continueranno anche la prossima settimana con un nuovo webinar che abbiamo già messo in programma proprio sulla ripartenza dell'anno scolastico per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. Grazie a tutti e buon pomeriggio.